Amici di Battista 70 Phon, oggi vi presento la nuova serie delle cover Motomo. A magazzino abbiamo diversi tipi e questa è la nuova serie. Sono cambiate leggermente, come vedete sul bordo ora hanno una parte plastica morbida. È sempre in laminato. Potete sentire, è laminato, non è plastica. Però rimangono sempre veramente molto belle ed eleganti e danno una buonissima protezione. Andiamo ora ad agganciarla. Si aggancia tranquillamente. Tutti i vari fori rimangono ben accessibili, come potete notare. È sagomata alla perfezione. I tasti sono coperti, ma si utilizzano tranquillamente. Tra poco andremo a vedere anche questo. Ovviamente rimane coperto solo l'ingresso per la nano SIM, la micro SD, dato che l'ho infilata una volta, poi non è che dovete stare a toglierlo e metterlo ogni 2 giorni. Come potete vedere, la cam è ben sagomata, rimane perfettamente protetta, di modo che se la andate ad appoggiare non si appoggia. Ovviamente non possiamo avere il rialzo oltre la curvatura, ma lo abbiamo in questa parte, per cui anche appoggiandolo frontalmente il telefono non si va a graffiare. Come vedete, a livello estetico è veramente molto bello. Un attimo che lo sblocco, che c'è il codice, in modo che possiamo andare a vedere che i tasti sono ben accessibili. Come vedete, tasto volume non dà nessun problema. Poi, cosa non secondaria, aumenta notevolmente il grip perché la parte laterale è plastica, di conseguenza non rischiate che vi scivoli. E qui, se facciamo così, i programmi escono tranquillamente senza nessun tipo di problema, quindi non vi dà neanche noia nel maneggiarlo. E se andiamo a spegnerlo, come vedete, il tasto di spegnimento funziona alla perfezione senza alcun tipo di problema. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70 per Battista 70 Phone.